Troppo gravi le ferite, non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale 56enne di origine cingalese che ieri è rimasto coinvolto nel tremendo tamponamento di via Tommaseo all'incrocio con la rotatoria di viale Codalunga a Padova. Lo straniero è deceduto dopo il ricovero in terapia intensiva dove era arrivato in condizioni disperate. L'incidente è avvenuto ieri mattina, la vittima era in sella al suo scooter quando insieme ad un altro motociclista è stato violentemente tamponato da un'auto che arrivava da via Tommaseo. I due motociclisti erano fermi in attesa di affrontare la rotatoria, sempre molto trafficata. Sono stati sbalzati con violenza contro una Range Rover. L'automobilista, alla guida della Dacia Sandero che li ha colpiti, è un 61enne trevigiano che ora rischia di essere indagato per omicidio stradale. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un malore mentre era alla guida e abbia così tamponato due motociclisti. Il 56enne cingalese ha avuto la peggio e ha riportato forti traumi. Il secondo motociclista invece ha riportato ferite più lievi.